Ben ritrovati da Simone Nardone all'appuntamento con l'informazione locale. Si sono svolti ieri all'esterno della parrocchia di San Giovanni a Formia i funerali di Romeo Bondanese, il ragazzo di 17 anni, morto a seguito di una coltellata martedì della scorsa settimana al termine di una presunta lite tra coetanei. Tanta commozione e tanta partecipazione. Ascoltiamo un estratto delle parole del vescovo di Gaeta Luigi Vari durante l'omelia. Noi protestiamo, Romeo non ha più tempo. Ci rispondi che il suo ormai è il tempo di Dio, che tu hai dato la vita perché non finisse il tempo. Ci guardi poi negli occhi, soprattutto ai più giovani di noi, e ci dici: ma lo vedete quanto è importante il tempo? Ogni giorno, ogni ora, ogni istante. Il tempo di Romeo è ora nelle mani di Dio, ma il vostro tempo, il nostro tempo, Signore, ridisegna questo tempo nostro. Covid-19, casi leggermente in rialzo in provincia di Latina nel fine settimana appena trascorso. Il bollettino di domenica in particolar modo evidenzia 91 nuovi positivi, di cui 30 nel sud Pontino. I casi nel sud della provincia sono raccolti in pochi comuni: 7 a Itri, 6 a Terracina, 5 a Fondi e Formia, 4 a Gaeta, 2 a Minturno e 1 a Ponza. Fortunatamente ieri non sono risultati decessi, 72 invece i guariti. Una rissa tra quattro persone è stata registrata nei giorni scorsi in quel di Castelforte. I quattro protagonisti, tutti tra i 30 e i 40 anni, due del posto, uno di Santi Cosma e Damiano e uno di Caserta, tutti e quattro sono stati denunciati e dovranno rispondere di rissa e danneggiamento, in quanto durante la fase concitata sarebbe stata rotta anche una vetrata del locale. A carico dell'uomo di Caserta è stato emesso anche un foglio di via obbligatorio per un periodo di 3 anni, con divieto di far ritorno nel comune di Castelforte, oltre alla multa per aver violato le misure di contenimento in ambito sanitario per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. L'eliambulanza è intervenuta ieri a Fondi, a quanto pare per un incidente domestico in cui sarebbe rimasta vittima una donna caduta per le scale. A battere la notizia è il portale h24notizie.com, che spiega come dopo l'intervento dei sanitari del 118 si sarebbe reso necessario anche il trasporto d'urgenza con il mezzo aereo presso l'ospedale di Latina a causa di un importante trauma cranico. Brutta avventura sabato pomeriggio per tre ragazzi della provincia di Frosinone bloccati su una scogliera nelle vicinanze della spiaggia dei Sassolini a Scauri di Minturno. A salvarli i vigili del fuoco di Castelforte, che per portarli via dalla scogliera di Minturno si sono dotati di una motobarca del distaccamento di Gaeta, riuscendo così ad arrivare sul posto e a recuperare via mare i tre ragazzi, risultati poi tutti e tre in buone condizioni di salute. Si torna a parlare del fenomeno che aveva caratterizzato per mesi le spiagge locali e di gran parte del Mediterraneo 2 anni fa, ovvero quello dei dischetti di plastica. Adesso i rinviati a giudizio per quel fatto, a seguito del malfunzionamento del depuratore di Capaccio di Pestum, rischiano anche per danno ambientale. Sono 8 le persone rinviate infatti a giudizio, il cui processo ha visto delle udienze proprio la settimana scorsa, come riportato da Dino Zonfrillo, presidente di Legambiente del Sud Pontino. Proprio la zona del Lazio Sud era stata particolarmente colpita dall'invasione dei dischetti di plastica. Questa era la nostra ultima notizia, per il GR locale è tutto, un saluto da Simone Nardone, a risentirci alla prossima edizione del giornale radio.